sempre immancabilmente con Peter Colosimo e sempre di più con misteri sempre più intriganti, nel senso che ero rimasto l'ultima volta alle pile di Baghdad e presunti, dico solo presunti, accumulatori elettrici che sarebbero stati trovati sempre nella zona, cioè nel cuore dell'antica Babilonia. Sono venuti alla luce accumulatori che si ritengono fabbricati 3-4 mila anni fa su licenza egizia, no? Cioè, dicono sarebbe la tecnologia sarebbe derivata da quella egiziana, che sarebbe stata in possesso anche di Mosè, che poi avrebbe creato l'arca dell'alleanza basandosi sulle conoscenze scientifiche apprese alla corte egiziana, no? Essendo un principe egiziano era al corrente dei segreti dei sacerdoti, no? e perciò aveva usato le conoscenze scientifiche dei sacerdoti per costruire l'arca. Teorie. Ora, fino a quando non ci sono documentazioni storiche, d'altra parte sarà molto difficile, perché appunto quando una casta sacerdotale mantiene il segreto sulle proprie conoscenze, poi quelle conoscenze vengono perse. Quando cessa la casta sacerdotale, le conoscenze vengono perse, come è successo con i druidi, no? Che realmente noi delle dottrine dei druidi sappiamo solo per sentito dire, perché i druidi si trasmettevano le loro conoscenze per via orale, non le hanno scritte, proprio perché non sfuggissero fuori dalla loro casta, e perciò quando i druidi sono scomparsi è scomparsa anche la loro conoscenza. È una bella fregatura, no? Ecco, e quindi o si ritrova veramente questi strumenti elettrici, si ritrova l'arca dell'alleanza, qualcuno dice che sarebbe ancora nascosta ad Aksum dentro una chiesetta, dove però i sacerdoti copto-ortodossi si guardano bene dal mostrarla ad estranei, che è quello caso famoso di cui si è occupato, che mi sembra di ricordare, Graham Hancock. Avevo anche letto il libro, devo avercelo ancora sul tempo, magari analizzerò anche quello, oppure si trova qualche altro strumento elettrico nascosto, chissà, in qualche tomba, ma probabilmente, se veramente erano tenuti così segreti, queste tecnologie non le si verrà a scoprire. Chissà, però, non è detto. Dunque, esponendo il pensiero di Maurice Denis Papin, discendente del celebre inventore, accidenti, lì mi dimostro ignorante, perché Denis Papin non so cosa ha inventato, vedrò di guardare che cosa ha inventato. Robert Charroux ci dice come l'arca dell'alleanza, che si pensa racchiudesse le tavole della legge, la verga d'Arone ed un vaso colmo di manna del deserto, fosse una specie di frazziere elettrico capace di produrre forti scariche dell'ordine di 500-700 volt. Ecco appunto il discorso che avevo detto prima salta fuori, no? Da come è stata, cioè da come viene descritta l'arca, in base agli effetti che procurava, si è pensato che fosse appunto un generatore di elettricità. Ci sembra interessante notare quanto l'archeologo francese scrive in proposito. Era fatta di legno d'acacia, rivestita d'oro all'interno e all'esterno, il medesimo principio dei condensatori elettrici, due conduttori separati da un isolante, no? Che poi anche il principio, quando ne so io, delle pile, le pile di Baghdad, quando le hanno ricostruite per vedere appunto se funzionavano, mi ricordo che appunto il tecnico in questione, cioè, prendeva una fila di dischetti di rame e non so se era zinco o ferro, in uno attaccato all'altro, e separati i due dischetti da un acido,
una sostanza acida, aveva preso il succo d'uva, che fa da isolante, no? E quindi lo stesso principio viene usato qua, cioè sembrerebbe appunto che gli antichi conoscessero il principio appunto dei due conduttori separati da un isolante e circondata da una ghirlanda pure d'oro. L'arca era posta in una zona secca dove il campo magnetico naturale raggiunge normalmente i 500-600 volt per metro verticale. Forse conteneva pile analoghe a quelle trovate al museo di Baghdad. La ghirlanda sarebbe servita in questo caso a caricare le pile stesse o il condensatore. Certo, bisognerebbe fare la prova, bisognerebbe però l'oro. Non so se si potrebbe trovare un sostituto con l'argento, che anche quello è molto conduttore. Vedere se si riesce a fare qualcosa di simile all'arca dell'Alleanza e vedere cosa succede, no? Ma c'è sospetto che all'interno ci fossero anche altri strumenti, perché per esempio i testi ebraici quando parlano delle tavole della legge che erano all'interno, dicono che erano trasparenti come il vetro, elastiche come la plastica, ed un colore blu zaffiro, quindi si tra sarebbe trattato di una sostanza sintetica particolare, no? Un tipo di plastica forse, o in realtà un superconduttore di qualche natura, non si sa. E dunque, la custodia dell'arca era affidata ai Leviti, ebrei della tribù di Levi, addetti al servizio del Tempio di Gerusalemme, no? Perché voi sapete che le 12 tribù di Israele, secondo la leggenda, discendevano da ognuno dei figli di Giacobbe. Allora, la tribù di Levi, cioè i discendenti di Levi, che erano appunto uno dei 12 figli di Giacobbe, aveva il compito di fare da sacerdoti, no? Il levita era per antonomasia il sacerdote ebraico, di conseguenza erano loro responsabili dell'arca. Ebrei della tribù di Levi, addetti al servizio del Tempio di Gerusalemme, i soli che avevano diritto a toccarla. Per spostarla passavano due stanghe rivestite d'oro negli anelli, tanto che dalla ghirlanda al suolo la conduzione avveniva per presa di terra naturale. Cioè, appunto, loro prendevano queste aste, cioè, però lì sono un po' perplesso, cioè prendevano le aste conduttrici, no? Le passavano all'esterno e diventavano loro conduttori con il terreno, insomma, cioè, non so, ma sì, vabbè, sì. Facevano loro da conduttori da presa a terra. Il condensatore o la pila si scaricava così senza pericolo per i portatori. Isolata, l'arca s'aureolava talvolta di raggi di fuoco, di lampeggio, cioè appunto nel momento in cui era isolata e non aveva modo di scaricare a terra l'energia, questa si accumulava sempre di più e cominciava a mandare bagliori di lampeggi, e se un imprudente la toccava dava scosse terribili, spaventose per i profani. Si comportava esattamente come una bottiglia di Leida, e appunto due dei figli di Aronne fecero una brutta fine perché si avvicinarono all'arca dell'Alleanza senza protezione, no? Mauro Biglino poi prende, ovviamente doveva anche lui saccheggiare, cose che appunto non ha analizzato lui, ma semplicemente ha preso da Graham Hancock, che a sua volta appunto aveva fatto un libro sull'Arca dell'Alleanza, e lì ha saccheggiato senza problemi, no? Perché appunto, come ha detto, lui ha inventato pochissimo, e quel poco che ha inventato per conto suo dimostra poca immaginazione, secondo me. I biglinisti naturalmente continueranno a fiocare con le loro critiche, ma io non mi stancherò di dire che proprio fra tutte le produzioni di balengologia c'è solo uno peggio di Mauro Biglino, è Corrado Malanga, no? Che è quello proprio, non c'è da domandarsi perché non l'hanno ancora radiato dalla sua università.
Quindi io, siccome mi ci godo anche a vedere questi qua che continuano ad attaccarmi nella maniera più penosa, dicendomi sei vecchio, sei brutto, sei grasso, no? Come se la cosa avesse una qualche importanza, no? E io ogni volta gli dico: ma guardate quel ladro che è brutto come un cesso, e tra l'altro pieno di tic. Ecco, allora io mi ci godo da morire, scusate, ma mi diverto a pigliare per il culo questa gente. Ci hanno scritto in fronte: pigliatemi per il culo perché sono scemo. Allora, il condensatore, anzi, ammettendo che Mosè avesse ricevuto dai maestri egizi profonde nozioni in fatto di fisica, chimica, geologia e meteorologia, afferma inoltre lo scrittore studioso, tutti i prodigi a lui attribuiti divengono scientificamente spiegabili, no? Cioè, senz'altro le parole della Bibbia, senza bisogno di invocare le teorie bibliche, apparirebbero, diciamo, abbastanza comprensibili, sempre naturalmente, se le cose che sono narrate nell'Esodo hanno a che fare con qualcosa, con la realtà, perché, come ho detto, è già stato dimostrato che l'Esodo è una costruzione posteriore che hanno fatto gli ebrei per giustificare in modo grandioso, epico, diciamo mitico, no? Le loro origini, ma di fatto non c'è base storica. Certo, possono esserci degli episodi reali che sono stati presi e ingigantiti, per cui magari l'Arca dell'Alleanza sì, è un oggetto reale che aveva una determinata funzione, che veniva dall'Egitto, che magari poi si potrebbe scoprire che non era, che non è stata creata da Mosè, ma è stato un regalo magari del faraone, che non so, o magari l'aveva rubata il corrispondente di Mosè, l'aveva rubata all'Egitto e se l'era portata dietro, no? Cose di questo tipo. Dunque, divengono scientificamente spiegabili. C'è gente convinta che Mosè si sia servito anche di esplosivi, stroncando così la ribellione di Core, Datan e Abiram. Numeri, sedicesimo. Guardate sul libro dei numeri al sedicesimo capitolo. Il suolo si sfendette sotto i loro piedi, la terra spalancò la sua bocca e l'inghiottì, e scesero vivi nel soggiorno dei morti. E un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, 200 uomini, 250 uomini che offrivano il profumo. E punendo il sacrilegio di Nadab ed Abihu, Levitico decimo capitolo, e un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, no? Senza invocare gli alieni, però appunto, senz'altro nella Bibbia vengono descritti degli episodi un po' strani, che uno può dire si tratta semplicemente di eventi mitologici, senz'altro, no? Perché fin tanto che noi non abbiamo i dati fisici, fin tanto che noi non troveremo magari fra le rovine del Tempio di Gerusalemme degli strumenti, cioè esplosivi o elettrici, questo resta tutto nel campo delle ipotesi, no? E sono ipotesi, sono solo ipotesi, perché è necessario trovare dei dati fisici, perché ogni favola può essere interpretata in senso fantascientifico. Ecco, anche Biancaneve e i Sette Nani. Allora, il fisico François Arago asserì già nel XVIII secolo che il Tempio di Salomone era protetto da 24 parafulmini, e non è impossibile che tali apparecchi siano stati conosciuti anche da altri popoli dell'antichità. Ora, questo non avrebbe nulla di strano, perché io penso che anche, per esempio, i greci si sarebbero accorti che, essendo il metallo conduttore di elettricità, che ponendo un'asta di ferro sopra l'edificio assorbe, cioè riceve l'elettricità e la scarica al suolo, no? Senza danno.
Cioè, secondo me non è una grandissima scoperta scientifica quella del parafulmine. Dunque, e qui purtroppo sono costretto a chiudere. Arrivederci.